Noi siamo dei matti che camminano sui sogni. Ci eravamo scocciati di stare troppo fermi e abbiamo deciso di tornare a camminare nella nostra terra. La Sicilia è terra. È la terra a cui sono voluta tornare. La Sicilia è la terra di cui ho scelto di prendermi cura. Io oggi dico che essere siciliano è essere vento ed essere radici, essere radicato e nello stesso tempo sapersi muovere e cambiare. Si ha la grossa responsabilità di dover essere positivi e dare segni di speranza, azioni di speranza. Questo forse è essere siciliani, non arrendersi. Quando noi abbiamo iniziato a pensare ai cammini e a costruire un cammino, non avevamo GPS. Camminavamo in una cartolina degli anni 70 di una Sicilia che non c'era come era disegnata su quelle carte topografiche. E la sensazione strana di quel primo viaggio fatto con Irene fu: cavolo, questa strada c'è ancora. Cioè, il paradigma per cui i cammini che troviamo nelle tracce antiche sono ancora presenti nella geografia moderna. E quindi noi finimmo il primo cammino con uno stupore e arrivammo a Palermo, scoppiamo a piangere, perché eravamo arrivati alla fine. E quindi vuol dire che si poteva fare. Camminare dà tante emozioni. E camminare nella propria terra è un atto di scoperta e di riscoperta. E ogni volta, anche se attraversi dei luoghi che magari sono noti, li percepisci e li osservi in maniera differente, perché tu sei differente. Arrivare a Sutera è la strada di avvicinamento con una salita talmente ripida che ti sbatte in faccia. Monte San Paolino all'orizzonte è il sentiero sul crinale che dovrai percorrere. E probabilmente il cammino non finisce quando arrivi alle porte del paese, ma è la lenta salita all'interno del Monte San Paolino che ti porta a quelle campane che in alto davano il ritmo del tempo e che oggi danno la promessa di ritorno al viandante che si approvia qua al paese. Lo suoni tre volte perché tu possa ritornare. La cosa più bella che mi ha dato il cammino è poter costruire un futuro per questo territorio e consegnarlo agli altri. C'è un senso di riappropriazione della tua terra. Ti rendi conto che è tanto quello che ci ha dato, non è poco. Glielo devi ridare, per forza. E quindi ci sembrava giusto ridarglielo. Ecco, come avete fatto piangere. Siamo Irene Marraffa e Davide Comunale. E vi abbiamo fatto sentire la nostra Sicilia.